Pregiatissimo Presidente, colleghi deputati, nell'ambito di un'azione volta all'attenzione dell'altro e a preservare ogni vita umana in tutte le sue forme e in ogni aspetto, è necessario rinsaldare le basi di una politica correlata alla donazione degli organi, argomento decisamente triste, dalla cui malinconia si potrebbe dare avvio alla gioia di altri. Non è affatto facile affrontare tematiche di questa natura, con semplicità e senza dovizia di particolari. A tal proposito, infatti, si riscontra come in Italia vi siano il 21,8 per milione i donatori d'organo. In Europa la situazione varia in positivo, solo in Spagna il 35, in Francia il 25, mentre la situazione varia... Sì, cioè... lo so, ragazzi. Intende continuare? Deputato? Sì, sì, assolutamente. Prego. Assolutamente. In Europa la situazione varia in positivo solo in Spagna, 35, in Francia 25, mentre Gran Bretagna 17, Germania 14. Inoltre sono relativamente pochi gli italiani che decidono... che dicono no all'espianto di organi. Scusate. I donatori sono stati 1.311 a fronte di 8.887 pazienti in lista d'attesa. I dati aggiornati sono visibili sul sito nazionale Trapianti, CNT. Tuttavia... non sempre risulta palese il modo di dimostrare la propria volontà in merito alla donazione degli organi. Così è la compilazione di un modulo apposito da consegnare all'ASL o dal medico di famiglia, oppure con un atto olografico dell'Associazione Italiana Donatori Organi, la famosa AIFO. Entrambi i documenti che confluiscono direttamente nel database del sistema informativo trapianti, consultabili da medici 24 ore su 24. Vedete, questa modalità è già stata adottata dai comuni di Cesena, Perugia, Terni, dove la regione Umbria ha raggiunto queste ultime due città, ha ora esteso l'iniziativa a tutti i comuni del territorio. Si inserisce proprio in questo contesto l'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, che impegnerebbe il governo, ove fosse recepito, a valutare la possibilità che la disponibilità, ovvero il diniego della donazione di organi, sia contenuta nella carta d'identità che nel passaporto, con un apposito codice seriale corrispondente al soggetto. È necessaria non solo la tutela della privacy, ma anche adoperare una maggiore delicatezza ed attenzione nei confronti di coloro che operano tale scelta. E come i tre violoncellisti dissero sul Titanic prima che affondasse, è stato un piacere suonare con voi. E io aggiungerei anche, ma anche no. Grazie. Grazie.